Mente creativa della cucina di Bibendum, Marta Pulini si è formata presso alcune fra le più prestigiose scuole internazionali di alta cucina, affermandosi soprattutto negli Stati Uniti, tanto da ricevere nel 99 il titolo di miglior chef femminile dalla Guida Veronelli. Attenta all'ambiente e al discorso spreco zero, l'abbiamo incontrata per capire meglio come la pensa su questo argomento. Noi abbiamo trovato, insomma, dopo tanto tempo che ci si lavora sopra e con l'aiuto anche di ragazzi giovani che studiano queste cose anche in maniera un po' automatica, ma anche non solo i giovani, insomma tutti, facciamo molta molta attenzione agli acquisti e proprio e alle quantità da servire. Cerchiamo proprio di controllare tutto, il pesce quanto rende, un pesce quando lo pulisci quanto rende, quanto scarto ha, quindi quante porzioni ne fai, quando decidi la quantità, so che ne dai, tu dici bene, da questo pesce tanto il pesce, tanto lo scarto, tanto facciamo tot porzioni. Io ho visto che ci si prende molto, quasi sempre ormai abbiamo ridotto veramente gli scarti moltissimo, proprio per cui è difficilmente ci capita di rimanere senza, perché proprio ci stiamo avvicinando con questo controllo. Noi abbiamo proprio dei librettini dove scriviamo tutte le quantità, la resa del cibo, quanto la gente mangia. Ecco, poi un'altra cosa, ci rendiamo conto le città diverse, dove mangiano di più, dove mangiano di meno, le categorie sociali, il tipo di persona che mangia di più e quello che mangia di meno. Sicuramente se vai a servire a Milano delle modelle, tu sai già che mangiano pochissimo, per dire, quindi puoi stare molto più scarso nel cibo perché rimarrebbe tutto lì. Quindi secondo me c'è proprio anche una questione psicologica da fare, anche uno studio psicologico su quello che va servito.